Bene, buongiorno a tutti. Mi chiamo Roberto Meli e sono l'amministratore delegato di DPO e socio a Sintel da molto tempo. E oggi si svolgerà il sesto episodio della seconda edizione della collana L'angolo del caffè di Sintel, la formazione in pillole. Il tema che abbiamo scelto per questo caffè insieme è quello relativo allo smart working, in particolare ai modelli organizzativi. Questo sono io, poi mi ritrovate nell'ultima slide come informazioni per potermi ripescare. Fondamentalmente, quindi, oggi cercheremo di parlare velocemente, perché abbiamo poco tempo, di quello di cui si parla tantissimo da un anno e mezzo a questa parte, ovvero sia forme di lavoro remoto. In realtà il tema che si è sviluppato in questi mesi è stato fondamentalmente smart working, che io chiamo più propriamente remote working, perché smart implica anche una valutazione di efficacia, efficienza, e si può anche lavorare in smart working in presenza. Ma comunque, smart o remote working sì o no? E c'è, come al solito, la suddivisione in fazioni, tra i fautori del sì e quelli del no. In realtà quello che cercherò di, se non dimostrare, almeno di supportare in questo breve lasso di tempo, è la domanda invece reale quando, non sì o no, ma quando. In altri termini, supporto l'idea che serva un approccio situazionale, un approccio a cui sono legato da molti, molti anni, che adotto anche per esempio nel project management, ma che ci dice fondamentalmente che non esiste una risposta unica a un tema come questo, ma che la risposta è quella che viene chiamata la tipica risposta del consulente, ovvero sia dipende. Se voi chiedete qualche parere a un consulente, difficilmente vi dirà sì o no in modo così netto, bianco e nero, ma vi dirà dipende. Poi il bravo consulente dice perché e da cosa dipende, invece quello meno bravo dice solo dipende. Fondamentalmente vorrei scoprire da cosa dipende, quindi quando è appropriato, quando non lo è, perché di questo dobbiamo tenerne conto nel momento in cui andiamo a progettare interventi sull'organizzazione. Lo Human Resource Management Department decide di avviare o no il remote working in certe aree e quindi deve prendere delle decisioni in base a dei parametri progettuali. Quello che cercheremo di vedere è appunto una prospettiva diversa, una prospettiva non basata sulle tecnologie, non basata sui processi, non basata sulle normative di cui tanto si parla adesso, no? Il famoso 50% sì, no, pubblica amministrazione, le norme sono compatibili, i contratti collettivi sono compatibili o meno, eccetera. Questi sono approfondimenti che si trovano ormai ovunque e che sono comunque un terreno importante, ma qui invece ci poniamo un punto di vista più culturale, tra virgolette, più organizzativo in senso stretto, cioè cerchiamo di capire quando è appropriata, opportuna un'organizzazione in remote working e quando non lo è, fermo restando che in questo periodo siamo stati tutti obbligati a farlo dalla pandemia, quindi la pandemia è stata un abilitatore in qualche modo. Alla minaccia si affianca talvolta un'opportunità. L'opportunità è stata che ha smosso le organizzazioni dall'idea che non si potesse fare smart working facilmente e ci ha costretti tutti a farlo. Adesso bisogna, uscendo auspicabilmente dalla pandemia, bisogna far sedimentare e far emergere un approccio efficace ed efficiente rispetto all'organizzazione dello smart working. Quindi è sensato porsi la domanda per l'appunto quando più che sì o no. Parliamo naturalmente di organizzazioni e le organizzazioni fondamentalmente interagiscono, le persone nelle organizzazioni interagiscono attraverso degli scambi, cioè delle transazioni, che sono mattoni fondamentali del funzionamento delle organizzazioni. Per esempio, un dipendente scambia il suo tempo e la sua performance, il suo lavoro, in cambio della sicurezza sociale, in cambio di uno stipendio, in cambio di una serie di benefit che sono legati al suo status di dipendente. Questo scambio è regolato da delle
norme sicuramente contrattuali esplicite, ma anche da una serie di patti impliciti. Però anche un libero professionista che collabora con un'organizzazione sta effettuando uno scambio con diverse caratteristiche, ma sta svolgendo uno scambio in cui fornisce una prestazione in cambio di denaro, in cambio di possibilità di apprendimento anche in termini di aumento delle proprie capability, aumento della propria visibilità e così via. Quindi fondamentalmente un'organizzazione è un reticolo coerente di contratti che regolano le transazioni tra individui. E lo smart working è pur sempre una forma di working, possiamo dire. Quindi guardando questi due aspetti più in dettaglio e ricorrendo all'immancabile Wikipedia, possiamo vedere che il lavoro subordinato, tipicamente chiamato lavoro dipendente, implica un rapporto di lavoro, scusatemi, nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro, tempo e energie a un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di appunto benefit come la retribuzione, garanzia di continuità, parziale copertura previdenziale. Il lavoratore autonomo è invece indipendente, esercita la sua attività in proprio, non subordinato, però fondamentalmente eroga una prestazione in cambio di altri benefit diversi dal primo, ma comunque esistenti. Quindi una transazione avviene quando viene ritenuta fondamentalmente equa. Non tanto quando è equa, ma quando viene percepita equa. Questo introduce un tema molto importante, che è quello delle illusioni cognitive, quello a me molto caro, come quello anche della percezione, per cui talvolta si vede accadere, si vede stringere delle relazioni dove entrambe le parti pensano di aver fatto un affare, sicuramente avendo un vantaggio maggiore dell'altra parte, ma entrambe lo pensano. E questo è strano, perché oggettivamente uno dovrebbe dire uno dei due sta perdendo e l'altro sta guadagnando se c'è questa percezione. Ma in realtà la percezione di equità è basata su scale di valori che possono essere diverse. In genere ricordo sempre un episodio traumatico della mia infanzia quando io scambiai con mio fratello un fucile a piumini contro una catenina di quelle che si usavano durante la guerra dal mio nonno per identificarsi, per avere identificazione, e mi sembrava una cosa estremamente di valore. Poi scoprii che in un armadio ce n'erano centinaia di quelle catenine e quindi cedetti il mio fucile giocattolo ovviamente a piumini contro una catenina che poco dopo scoprì essere assolutamente accessibile e di poco valore. In quel momento lo scambio è avvenuto perché la percezione di equità era piena da parte di entrambe le parti. Quindi fondamentale è il lavoro anche sulle percezioni per quanto riguarda l'equità. Resta il fatto che comunque un principio base della scienza, da Lord Kelvin, che si dice sia stato l'originatore di questa frase, non si può governare ciò che non si conosce, non si conosce ciò che non si misura. Quindi è estremamente importante misurare le performance per avere una percezione di equità da entrambe le parti. Questo tenendo presente, collegandolo al discorso della prestazione lavorativa, se pensiamo che negli anni passati ci siamo assillati per molto tempo, anche nell'opinione pubblica, circa i famosi furbetti del cartellino, cioè quelli che diciamo apparentemente erogavano una prestazione ma di fatto non la erogavano, e immaginate oggi dove non c'è più il cartellino da timbrare e dove uno a casa propria può tenere attivo il computer e fare di tutto, mentre nel frattempo c'è una foto della propria presenza che parla di sé. Questo chiaramente è una situazione limite, quella che ovviamente sto descrivendo, ma è una situazione importante perché mette in gioco un parametro fondamentale che è quello della fiducia. La presenza garantisce un certo tipo di controllo a vista anche, e la mancanza della presenza e in assenza di altri strumenti può portare alla perdita di percezione circa le performance erogate. Da questo punto di vista ci dovremmo chiedere, quindi tutto deve essere misurato in modo puntuale, in modo estremamente spinto? E la risposta invece è no, non tutto va misurato e non sempre è possibile misurare. E quali sono le condizioni che stabiliscono la fattibilità di una transazione in cui io scambio il mio lavoro in cambio di altri parametri? E
E qui devo dire che da molti, molti anni, addirittura dall'università, quindi non voglio dire quanti anni fa, neanche sotto tortura, incontrai un modello molto potente, che io considero estremamente potente, che è il modello di Uchi, uno studioso giapponese, però americanizzato, naturalizzato americano, che crea un modello basato su due parametri fondamentali, la convergenza di obiettivi e la misurabilità della prestazione. Uchi sosteneva fondamentalmente che la forma che assume l'organizzazione dipende da questi due parametri. In particolare ce n'è uno che è più indipendente e l'altro che deve di conseguenza adattarsi. Il parametro più importante è la misurabilità della prestazione. Lì dove siamo in condizione di misurare la prestazione in modo molto preciso, netto, e la prestazione, ricordiamo, può essere di due tipi, o di risultato, dove ho evidenza degli outcome, ho evidenza di ciò che viene terminato, ciò che viene consegnato, potremmo dire in campo informatico i deliverable del progetto, o comunque di un'attività lavorativa, oppure misuro il processo produttivo. Quindi mi assicuro, come nel caso della ricerca, no? La ricerca e sviluppo nelle organizzazioni è impossibile stabilire obiettivi di risultato visto che sto ricercando. E allora lì io mi garantisco che la ricerca venga fatta nel modo giusto, quindi che ci sia un processo conforme alle aspettative, perché non riesco a definire un deliverable preciso. In ogni caso, se riesco a misurare bene la prestazione, non ho bisogno di creare strutture che mantengano la transazione nel corso del tempo, come per esempio le burocrazie, o nel modello di UCI vengono chiamati clan, ma in senso totalmente neutro, non negativo, non malavitoso. Il clan è quella forma organizzativa nella quale le persone si sentono totalmente identificate con l'organizzazione, si sentono protette, si sentono portate, diciamo, in evoluzione dall'organizzazione che è formata con meccanismi più impliciti che espliciti. La burocrazia è uno stato intermedio nel quale ci sono meccanismi formali legali e meccanismi invece informali e impliciti, come per esempio il senso di appartenenza, come ad esempio l'etica, il senso di diciamo, lealtà rispetto ai colleghi o ai capi e così via. E il mercato che invece non ha bisogno di alcuno di questi meccanismi di diciamo, mantenimento dell'organizzazione, perché basta un parametro molto semplice: il prezzo e la qualità esplicita del prodotto fornito per definire la transazione. Quindi io non ho bisogno con i miei fornitori, se il prodotto è molto standardizzato, non ho bisogno di diventarne amico, non ho bisogno di aumentare il livello di partnership, perché la transazione avviene in modo molto chiaro sulla base di una esplicita prestazione di risultato. La forma che assume un'organizzazione dipende da quella che minimizza i costi del mantenimento della transazione stessa. Quindi, più riesco a misurare le prestazioni, meno avrò bisogno di strutture che creano convergenza di obiettivi. Meno sono in grado di misurare le transazioni e più devo invece aumentare il livello di convergenza, cioè i conflitti di interesse devono essere ridotti al minimo. Nelle burocrazie, che sono una via intermedia, ripeto, tra il clan e il mercato puramente slegato e basato su parametri molto definiti, metrici e chiari, la burocrazia si trova nel mezzo, ha bisogno allo stesso tempo di meccanismi socializzanti, ha bisogno di team building, ha bisogno di identità nell'organizzazione, di fidelizzazione, proprio perché non tutto il lavoro può essere chiaramente identificato in maniera precisa. Quindi non ho indicatori, metriche di performance su tutti i tipi di lavoro che riguardano le burocrazie. Facciamo un esempio: se noi siamo in un call center, abbiamo molta più vicinanza al mercato del clan rispetto al clan. La burocrazia in questo caso serve per mantenere un livello di fidelizzazione, ma soprattutto di omogeneità e standard di comportamento, però in realtà può essere tranquillamente esternalizzato e viene fatto normalmente dalle organizzazioni, le organizzazioni che sono misurate in modo molto netto rispetto ai numeri.
quante telefonate si riescono a smistare, quanto dura la telefonata media, qual è il livello di soddisfazione, vengono registrate le telefonate in modo tale da poter fare un controllo campionato di qualità e così via. Questa è un'organizzazione che richiede molta poca fidelizzazione. Le persone non devono essere necessariamente identificate con gli obiettivi organizzativi, ma erogano una prestazione in cambio di soldi, molto spesso pochi soldi, perché sappiamo bene che più mercato c'è e più concorrenza c'è e più i prezzi scendono. E quindi c'è in questi ambiti, per esempio, c'è un elevato livello di sfruttamento. Quando invece andiamo nella professionalizzazione spinta, ecco che lì non, il coltello in qualche modo si rovescia in termini di forza contrattuale e i professionisti di alto rango hanno, non sono sicuramente sfruttati, ma al contrario hanno un potere negoziale molto forte. Allora devono essere coinvolti con meccanismi vari, ma che aumentano il grado di fidelizzazione rispetto alla prestazione professionale. Quindi bisogna, in pratica, l'organizzazione, il motto è: se non posso misurare con certezza, devo fidarmi. E per fidarmi devo aver fidelizzato, devo aver creato quei meccanismi che rendono diciamo, l'adesione al lavoro estremamente quasi automatica. Andiamo a vedere perché il tempo ovviamente vola, siamo quasi già vicini alle domande che avevamo pensato, a cui avevamo pensato di lasciare spazio. Un caso che riguarda per l'appunto la motivazione delle persone. Questa è la considerazione che facevo prima: la pandemia ci ha costretti ad adottare modalità di lavoro a distanza e non sempre sono state applicate quando era opportuno applicarle, siamo stati costretti. Quindi adesso il nostro impegno dovrebbe diventare anche come diciamo, attori del cambiamento organizzativo. Come imprese Assintel siamo tutti coinvolti nel dare strumenti alle organizzazioni per aiutare questo livello di riorganizzazione. Dobbiamo aggiungere qualcosa di importante. Il remote working non è solo tecnologia, il remote working non è solo normativa. Il remote working è capire quando stiamo andando a minare le basi delle transazioni lavorative perché non siamo in grado né di garantire la fidelizzazione né il controllo a vista della performance. E quindi stiamo creando potenzialmente le condizioni di un'esplosione dell'organizzazione stessa. Quindi dobbiamo assolutamente andare in una direzione di approccio situazionale, capire quando, come e cosa fare per aumentare questi livelli che dicevamo. Vi dicevo l'ultima cosa da dire, il modello di motivazione di Ekman Ulva, che dice praticamente, fa capire come le persone sono motivate e oggi c'è un po', se volete, l'illusione o la speranza che sia così per tutti, che più il lavoro è caratterizzato da una varietà, da una identificabilità dei task, da una significatività di quello che si fa, più autonomia c'è e più feedback ricevo dal lavoro stesso, tanto più motivato sarò. In realtà scopriamo che così non è. Perché? Perché non tutti hanno lo stesso livello di bisogno di crescita, come viene chiamata group need strength. Cioè, in sostanza, se noi diamo un lavoro che ha delle caratteristiche altamente motivanti perché richiede molta autonomia, molto varietà di skill e quindi professionalità, potremmo dare questo lavoro a delle persone che non hanno assolutamente voglia di mettersi in quella situazione, che anzi hanno bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare, che hanno bisogno di sicurezza, che non vedono affatto la varietà e l'incertezza come un elemento positivo, ma anzi negativo da limitare rispetto alla vita lavorativa. E quindi le zone verdi sono quelle dove abbiamo coerenza tra le caratteristiche del lavoro, che sono di alta o bassa potenzialità, e le caratteristiche delle persone. Se noi diamo un lavoro molto poco autonomo, molto poco vario, a delle persone che hanno un bisogno di crescita professionale spinto, noi stiamo facendo un guaio per l'organizzazione. Ma viceversa anche il contrario, se noi diamo un lavoro a caratteristiche fortemente motivanti a delle persone che hanno bassa voglia di crescita, stiamo facendo ugualmente un danno per l'organizzazione. Ecco, questi sono elementi, esempi di elementi che vanno considerati quando progettiamo lo smart working, che come tutti ci auguriamo possa assumere la forma che abbiamo visto. Quindi per dare le conclusioni e accendere le domande che eventualmente potreste avere su questo aspetto, che naturalmente andrebbe approfondito
moltissimo, quindi nello spazio di un caffè posso solo darvi degli spunti, come in effetti volevo fare. La domanda vera non è facciamolo o non facciamolo, è quanto facciamolo o ogni quanto facciamolo. Per esempio, la risposta dell'ibrido, tipo fai 3 giorni in sede, 2 giorni a casa, non è di fatto una risposta, perché il bilanciamento non ha senso fatto sulla quantità di tempo, ma sulla tipologia di lavoro e sulla natura e le caratteristiche della persona che quel lavoro deve fare. Quindi fondamentalmente la domanda, come dicevo prima, diventa il quando e non tanto il se sì o no. Ho perso il mouse, non riesco ad arrivare all'ultima domanda, ma insomma l'abbiamo vista prima. Ok, direi che qui abbiamo sicuramente raggiunto i limiti del tempo a disposizione. Qua sono rientrato in disponibilità del mio PC. Questo sono io, questo è il mio indirizzo di mail, il mio contatto LinkedIn, che è facile, Roberto Meli, nome e cognome, mi potete sicuramente recuperare. Per chi fosse interessato a questi temi, anche il 23, 24, il 30 e l'1, sempre con Assintel, abbiamo un corso sul risk management e i fattori cognitivi, che in qualche modo ha delle attinenze rispetto alla situazionalità e rispetto alle cose che abbiamo detto oggi, ma comunque rappresenta un altro filone di indagine su cui sto operando. Bene, direi che a questo punto, che al momento non ci sono domande, per cui direi che siamo in linea e in tempo. Io terminerei qui perché in termini di approfondimento non saprei, in base diciamo, agli interessi di chi sta partecipando, cosa vorrebbe eventualmente approfondire. Quindi mi fermerei qui. Sì, direi che abbiamo toccato tutti i termini. Ci sono, sicuramente avrete a disposizione le slide ed eventualmente anche uno scritto che ho realizzato molto tempo fa sull'approccio di UCI, che può essere molto chiarificatore dei parametri di riferimento. Spero che sia stato di interesse per voi. Come vi dicevo, non è stato un intervento neanche sintetico su gli strumenti, le normative e il dibattito che sta avvenendo in questo momento, ma sull'approccio culturale alla base, sugli elementi caratterizzanti le scelte organizzative. Quindi questo tipo di informazioni potrebbero essere molto utili agli HR per poter stabilire i criteri in base a cui organizzare e anche le scelte da fare rispetto a come aumentare. Ecco, una cosa che forse posso aggiungere effettivamente è questo: una volta che capiamo che il problema di una performance è quello legato alla fidelizzazione, noi dobbiamo trovare, dovendo fare teleworking per obbligo oppure per scelta organizzativa, dobbiamo trovare tutti quegli elementi che consentano di ottenere fidelizzazione anche a distanza. Quindi, per esempio, le organizzazioni professionali che stabiliscono il briefing mattutino in cui tutti si incontrano, piccole organizzazioni ovviamente o unità di business, tutti si incontrano per scambiarsi idee su quello che sta succedendo nel mondo, sulla rassegna stampa del giorno. In realtà sono momenti che non producono nulla dal punto di vista di performance di merito, ma producono senso di appartenenza, producono vicinanza tra le persone che, non potendo prendere il caffè, come stiamo in effetti non facendo in questo momento insieme, non hanno più quelle possibilità per potersi affezionare reciprocamente, per potersi conoscere, per poter stabilire reticoli di supporto, reticoli di convergenza. E quindi bisogna stimolare anche con mezzi informatici il più possibile i meccanismi di socializzazione, i meccanismi di, anche se non hanno un fine immediato, un fine diretto rispetto alla produzione. Quindi bisogna organizzare il lavoro tenendo ben presente quello che abbiamo introdotto come framework di UCI, che cioè è il livello di convergenza di obiettivi rispetto alla misurabilità della prestazione.
Bene, direi che a questo punto posso farvi saluti e ringraziamenti per conto di Assint, il mio personale, e spero di incontrarvi in qualche altra occasione. Avrete i miei riferimenti, chiunque fosse interessato ad approfondire o a farmi qualche domanda, tranquillamente tramite le mail o LinkedIn può raggiungermi. Quindi grazie ancora e buona giornata a tutti.